dilemma che vi sottoponiamo. Crudo, spaventoso e ineludibile. Dobbiamo porre fine alla razza umana o deve l'umanità rinunciare alla guerra? Queste parole furono pronunciate nella Caxton Hall di Londra il 9 luglio 1955, quando venne presentato il manifesto Russell Einstein. Di quel manifesto parlammo a lungo con Howard Zinn. Howard Zinn è stato un grande storico, oppositore della guerra, un militante per i diritti civili, un esempio di etica e di interesse per gli altri che soffrono. Lo incontrammo per la prima volta a Boston. Era venuto ad assistere all'Università di Harvard a una conferenza di presentazione del lavoro di Emergency. Ne è nata un'amicizia, una condivisione di idee, di progetti, perché Howard rimase impressionato, partecipando al nostro incontro nazionale del 2008, dall'intelligenza e dalla passione dei volontari. Era orgoglioso di definirsi un volontario di Emergency USA. Dovremmo trattare la guerra, diceva, come sarà trattata la schiavitù. Serve promuovere una campagna per l'abolizione della guerra. La promuovemmo quella campagna, riprendendo un altro insegnamento di Einstein. La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. E così chiamiamo la nostra campagna, si può solo abolire. Parlare alle coscienze dei cittadini, far maturare il rifiuto della guerra, farla diventare un tabù. Era questa l'idea di Howard ed è stato il suo lavoro per molti anni, in un percorso che ci ha visto spesso coinvolti. Non è impossibile, è solo ancora da fare. L'abolizione della guerra è un cammino da percorrere. Scriveva Howard Zinn, la guerra l'aveva vista da vicino. Gradualmente sono giunto ad alcune conclusioni sulla guerra, qualsiasi guerra, anche la cosiddetta guerra buona, una guerra giusta per sconfiggere il fascismo. Ho deciso che la guerra corrompe chiunque vi prenda parte, che avvelena le menti e gli animi della gente su tutti i fronti. Ho realizzato che esiste un meccanismo per cui io e altri siamo diventati gli assassini di gente innocente. All'inizio della guerra si fa una scelta, che la tua parte è buona e l'altra parte è cattiva. Una volta che hai fatto questa scelta, non hai più bisogno di pensare, perché qualsiasi cosa tu faccia, per quanto orribile sia, è accettabile. Ho anche capito che l'idea di una guerra giusta si basa su alcuni salti logici. Uno di questi è che se l'altra parte è cattiva, come il fascismo sicuramente era, allora la tua parte deve essere buona. Un altro è un salto logico che avviene inconsciamente, ma che va esaminato. E il salto è questo. Una causa può indubbiamente essere giusta. Un paese è stato invaso, un tiranno ha preso il potere. Ma poi l'idea di una causa giusta sfuma quasi impercettibilmente nell'idea di guerra giusta. In altre parole, una causa può essere giusta, può essersi verificata un'ingiustizia, ma questo non significa che l'uso della guerra per porre rimedio a questa ingiustizia sia esso stesso giusto. È ora di considerare un'idea che non fa parte del pensiero convenzionale nelle relazioni internazionali, che se ci sono ingiustizie nel mondo, qualunque esse siano, dobbiamo cercare un modo per porvi rimedio senza guerra. Come fare? Dobbiamo tutti noi diffondere le informazioni. Dobbiamo indagare le motivazioni dei nostri leader politici, sottolineare i loro legami con il potere delle corporation, mostrare come si traggono enormi profitti dal dolore e dalla sofferenza. Dobbiamo insegnare la storia, perché quando guardiamo alla storia delle guerre, vediamo come la guerra corrompa chiunque vi sia coinvolto. Dobbiamo sottolineare lo spreco delle ricchezze mondiali nella guerra e nel militarismo, mentre 1 miliardo di persone al mondo non ha accesso all'acqua pulita e 100 milioni di persone soffrono di AIDS e altre malattie. Dobbiamo farci portatori della visione di un mondo diverso, in cui i confini nazionali siano cancellati, in cui siamo davvero un'unica famiglia umana. Un mondo in cui trattiamo i bambini degli altri come se fossero i nostri bambini. E questo significa non fare più la guerra. Se lo dicevi prima. Come prima? Se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima. Solo che io te l'ho detto. Prima qua. Ma prima no? Se lo dicevi prima, se andavo in contatto. Ma prima qua? Giusto. Prima. Prima, quando si avvisava uno
facevo una telefonata. Oh, io te l'avevo detto prima. Te l'avevamo detto prima. Ma io sto male prima. Adesso. A tu. Se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima. Stai maggio. Ma io te l'avevo detto prima, prima, prima. Vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Io ho da fare. Wow, sto volando. Sono alla guida di un Boeing 757-200. La città scorre sotto di me, ignara della mia missione. È una bella giornata di sole e le vedo attraverso il vetro del finestrino. Improvvisamente realizzo che viaggio a 800 km l'ora a 300 metri d'altezza e le mie manovre si fanno frenetiche. Schiaccio la pedaliera, inclino la cloche e le vedo sullo skyline le due torri. Mi avvicino alle torri, le due torri mi si avventano contro e ci passo in mezzo, senza neanche sfiorarle. Ce l'ho fatta, ci sono riuscito, missione compiuta. Flight Simulator 2001. Che gioco, che simulazione, ragazzi. Ma l'11 settembre 2001 le cose andarono diversamente. Ma come? I terroristi si erano allenati al mio stesso gioco, più scarsi di me? Immediatamente dopo l'attentato, i conduttori TV, Dio, erano civili, erano civili. Il mondo è cambiato e vedo i cittadini di Manhattan lasciare la città come profughi e vedo i fantasmi di altri profughi. Vedo gli occhi atterriti di donne in tailleur che diventano gli occhi di donne dietro il burka. Vedo le facce degli scomparsi su Ground Zero che diventano le facce sul muro del museo di Mauthausen. Ma qui siamo a New York, qui, dalle Twin Towers. Sono saltati giù, dai piani in fiamme. Uno, due, ancora qualcuno, sopra, sotto. La fotografia li ha fissati vivi e ora li conserva, sopra la terra, verso la terra. Ognuno è ancora un tutto, con il proprio viso e il sangue ben nascosto. C'è abbastanza tempo perché si scompiglino i capelli e dalle tasche cadano gli spiccioli, le chiavi. Restano ancora nella sfera dell'aria, nell'ambito di luoghi che si sono appena aperti. Solo due cose posso fare per loro. Descrivere quel volo e non aggiungere l'ultima frase. L'11 settembre 2001 è stata una sciagura e un'opportunità. Si poteva scegliere di cambiare il mondo, ma non è stato fatto. Si è usato un vecchio strumento, quello della vendetta, e il mondo non è cambiato. Il nome è già pronto. Operazione Giustizia Infinita, in inglese Infinite Justice. Così gli USA chiamano il loro piano militare contro il terrorismo. Il segretario alla difesa, Donald Rumsfeld, firma l'ordine la mattina del 19 settembre 2001, autorizzando l'attacco, caccia F-15, Strike Eagles, F-16 Falcon e bombardieri B-1. Viene inviata anche la portaerei Theodore Roosevelt, con 15.000 marinai a bordo del gruppo navale, composto oltre che dalla Roosevelt anche da 6 navi di scorta, un gruppo anfibio dei Marine e la portaerei Enterprise. Si parte. Armi e bagagli. God bless America, land that I love, stand beside her. L'operazione Giustizia Infinita parte male. Già dalla scelta del nome. Studiosi dell'Islam sollevano polemiche perché, secondo l'insegnamento di Maometto, soltanto Allah può assicurare la giustizia infinita, quella giustizia infinita che il presidente Bush vorrebbe portare con la forza delle armi. Anche altre religioni, comprese quelle cristiane, distinguono tra la giustizia umana e quella divina, la sola che può essere infinita. E certo, se ce lo dicevi prima, l'ufficio dei forgiatori di nomi del Pentagono si mette al lavoro, i creativi si spremono le meningi e lo trovano. Enduring Freedom sarà il nome della nuova missione Libertà Duratura. Nessuno avrà da ridire. Ci sono parole con cui si va sul sicuro, banalità scintillanti, parole che chiedono approvazione a prescindere. Patria, casa, onore, gloria, libertà. Neanche un mese dopo l'attentato alle Torri Gemelli parte Enduring Freedom.
primo atto della guerra globale al terrorismo. Il regime dei talibani che governa l'Afghanistan è accusato di spalleggiare il gruppo terroristico Al-Qaeda e di proteggerne il capo, Osama Bin Laden, considerato responsabile dell'attentato alle Torri Gemelle. Gli Stati Uniti non sono soli. Larga parte della comunità internazionale li sostiene. Anche l'Italia si accoda. Il 7 novembre 2001 il Parlamento italiano approva con il 92% dei suoi membri favorevole, in evidente spregio all'articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra. E così i soldati italiani partono per l'Afghanistan imbarcati su navi militari dal porto di Taranto. Secondo i nostri TG stazioneranno al largo delle coste afghane. No, che c'è il mare in Afghanistan. Dettaglio. La guerra è propagandata come l'inevitabile misura di legittima difesa di un paese sotto attacco. L'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, dando il via alla guerra globale, dice: siamo una nazione pacifica, e annuncia gli attacchi aerei sull'Afghanistan. Anche Tony Blair, primo ministro del Regno Unito, dice: siamo un popolo pacifico, e meno male che ce l'hanno detto prima. Se no, non ci avremmo proprio creduto. Quando li abbiamo visti entrare armati in una nazione bombardando e ammazzando incidentalmente civili inermi. Ma loro sono pacifici. Siamo in pieno umanesimo militare e c'è sempre, sempre la parola pace quando si tratta di scatenare una guerra. Quando abbiamo preso la notizia delle Torri Gemelle. Per di emergency quel giorno eravamo in Afghanistan, al centro chirurgico di Kabul. C'eravamo già perché c'era già la guerra tra talebani e mujahideen. Eravamo anche nelle carceri del paese a offrire assistenza sanitaria ai detenuti. Eravamo anche nel nord dell'Afghanistan, nell'ospedale del Panjshir. E anche con un programma di aiuto per le vedove di guerra, perché la guerra, quella, c'era già. E nel 2001 eravamo anche in Italia a lanciare una campagna, uno straccio di pace. La guerra è scoppiata, è in corso, ha ucciso e uccide. Durerà, anche quando militari e strateghi avranno stabilito di considerarla dal loro punto di vista, finita. Durerà, nei lutti dei sopravvissuti, nei corpi mutilati di molti di loro, durerà, nelle esplosioni di ordigni rimasti attivi sul terreno. Sappiamo che molti sono favorevoli a questa guerra. Vogliamo che anche quelli che sono contrari abbiano voce, e per farlo useremo un pezzo di stoffa bianco. Appeso alla borsetta o alla 24 ore, attaccato alla porta di casa o al balcone, legato al guinzaglio del cane, all'antenna della macchina, al passeggino del bambino, alla cartella di scuola, uno straccio di pace. E se saremo in tanti ad averlo, non potranno dire che l'Italia intera ha scelto la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Noi l'avevamo detto che la guerra non sarebbe stata la soluzione. Non lo è mai. Sì, non l'avevamo detto solo noi, non l'avevi detto solo tu. Perché quando finì la Seconda Guerra Mondiale, già allora lo avevano detto quasi tutte le nazioni del mondo. Perché dopo quella carneficina, 55 milioni di vittime. La ferita più insanabile mai inferta al genere umano. Quasi tutte le nazioni si guardarono indietro con orrore vero. Mai più guerra. Lo pensarono, e il 10 dicembre del 48 lo dissero, stilando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Riconoscere questo principio, l'hanno scritto loro, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Sì, però la memoria purtroppo è quel che è, e le cose non sono proprio andate così, non sono andate benissimo. Beh, si poteva prevedere come sarebbero andate le cose dopo il 2000. Segnali ce n'erano. Ve lo ricordate il Millennium Bug? Un bug che doveva mandare in tilt tutti i nostri PC e sistemi informatici. Beh, per quel disastro ce la siamo anche cavata. Per le elezioni presidenziali americane del 7 novembre del 2000, meno, ci è toccato Bush. E il 2001 è stata un'antologia di sventure, un concentrato. A parte la nascita di Wikipedia, beh, discutibile, ma comunque, insomma, gennaio 2001 non è che notizie buone, però di cattive, anno infernale il 2001, il G8 a Genova, l'11 settembre a New York, Enduring Freedom a Kabul. E potevamo illuderci che il 2002 sarebbe andato meglio?
ma la storia non ci ha insegnato niente. Non so quante volte l'abbiamo sentita, noi tutti, no? Questa domanda. E le cose sono due. O la storia come maestra non è un granché, oppure siamo noi che siamo duri, ma proprio duri come il cemento armato, e mi sa che è questa l'ipotesi più sensata. Nel dicembre del 2002, nell'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, noi di Emergency abbiamo fatto un'altra campagna per dire il nostro no. Si chiamava Fuori l'Italia dalla guerra. 500.000 di persone si sono riversate nelle strade di tutta Italia. Stracci bianchi, le bandiere arcobaleno alle finestre, fiaccolate, 250 fiaccolate, centinaia di assemblee nelle scuole, decine di comuni, province, regioni. 500.000 firme, 500.000 cittadini hanno firmato l'appello per dire fuori l'Italia dalla guerra. 3.000.000 di persone coinvolte. Noi abbiamo consegnato il testo dell'appello e le firme raccolte ai presidenti della Repubblica e del Consiglio, di Camera e Senato, dei gruppi parlamentari. Ma contro la volontà di tanta parte del Paese, il Governo ottiene il voto favorevole del Parlamento alla missione umanitaria di emergenza in Iraq, senza aspettare la risoluzione dell'ONU. Era di nuovo guerra e l'Italia era di nuovo coinvolta. È la seconda guerra del Golfo. E noi italiani siamo volonterosi. Assieme a una coalizione composta da 49 paesi volonterosi. Il livello di coinvolgimento va dalla partecipazione militare al supporto logistico al semplice appoggio politico. Fu Bush a chiamarci così, la coalizione dei volonterosi. E non si poteva fare altrimenti, dicevano molti. Sì, però Francia e Germania non parteciparono, erano meno volonterosi di noi? Seconda guerra del Golfo. La prima era scoppiata nel gennaio del 1991, ve la ricordate? 91, annunciata da Emilio Fede, partì Desert Storm, una coalizione formata da 40 nazioni che attacca l'esercito iracheno e lo massacra. Tutti allora si aspettavano che si arrivasse a Baghdad e si mettesse Saddam Hussein al suo posto, cioè in galera. E invece no, i militari si fermano. Chi li ferma? I politici, gli stessi che avevano iniziato la guerra, cioè allora ce l'avevano venduta come operazione di polizia internazionale. Si fermano perché non sanno come sostituire Saddam, non ci sono riserve in panchina. E così Saddam rimase a capo dell'Iraq, ma lo Stato iracheno non è libero di commerciare, esportare e importare. Embargo. Così Saddam impara. Saddam? No, ha imparato la popolazione. Il lungo embargo causò carenze di ogni genere, cibo, medicine. La situazione negli ospedali diventò drammatica e l'embargo farà molti più morti della guerra. Nel 2003 ci risiamo, seconda guerra del Golfo. Anche quella venduta bene. Saddam Hussein ha armi di distruzione di massa, forse addirittura la bomba atomica. Tanti ci hanno creduto. Giuliano Ferrara ci crede ancora adesso. Ma stavolta si arriva a Baghdad e Saddam viene preso, viene processato, viene impiccato. Dal primo momento la strategia bellica si rivela fallimentare. In Iraq, dopo una sostanziale buona accoglienza della popolazione civile, le forze di occupazione diventano bersagli di una feroce guerriglia, alimentata da guerriglieri giunti da molti altri paesi del mondo per difendere l'Iraq. Le forze della coalizione puntano sull'appoggio di curdi e sciiti contro i sunniti vicini a Saddam, ottenendo di spaccare l'Iraq lungo faglie confessionali che oggi sono diventate laceranti. Quella guerra lascerà a noi una tassa da pagare, questa tassa si chiama ISIS. Beh, certo, se ce lo dicevi prima. No, ma lo sapevamo che andava a finire così. Nell'autunno del 2003 in Iraq si intensifica il fuoco e a Nasiriyah, in un attentato suicida, muoiono 19 italiani. Gli ospedali sono in condizioni pessime e i danni peggiori, come sempre, li subiscono i bambini. E noi di Emergency c'eravamo in Iraq, eh? C'eravamo dal 1995. Avevamo costruito centri chirurgici per vittime di guerra, un centro di riabilitazione e di produzione di protesi. In questa nuova guerra forniamo all'ospedale al-Kindi di Baghdad farmaci, materiale di consumo, combustibile per i generatori, e anche all'ospedale di Karbala, a sud di Baghdad, e anche a Fallujah che usciva dall'assedio. E ancora diciamo no, chiediamo di cessare il fuoco. Moltissime persone sottoscrivono l'appello, aderiscono anche molte associazioni italiane e internazionali, tra le quali l'Associazione dei Familiari delle Vittime dell'11 settembre,
perché anche loro sapevano che uccidere altre persone non era la risposta giusta. Cessate il fuoco. Nomi diversi, guerra, terrorismo, violenza, si traducono poi tutti in corpi umani fatti a pezzi e in pezzi di umanità perduti per sempre. Fermiamo questa spirale o alla fine non resterà più niente. Nessuno avrà avuto ragione o torto, ci sarà solo una catena infinita di lutti e distruzioni. Noi chiediamo a tutti coloro che stanno praticando e progettando attentati e guerre di fermarsi, a tutti coloro che promuovono la violenza, clandestini, organizzatori di stragi o visibilissimi dittatori o presidenti. Noi, cittadini, chiediamo: cessate il fuoco. Ma non c'è solo la guerra in Iraq, c'è in Afghanistan, Cecenia, Palestina, in Indonesia, nelle Filippine, nel Tibet e nel Kashmir, in Colombia, ad Haiti e nel Chiapas, in Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Congo, in Burundi, Ruanda e Uganda, in Sudan, nel Darfur, in Somalia, Etiopia ed Eritrea. E perché sono i più diversi? Strategie politiche e finanziarie, rivendicazioni territoriali, approvvigionamento energetico, scontro tribale, oppressione, emancipazione, repressione, liberazione. Sono diversissimi i mezzi, dalle armi più tradizionali ai sistemi di arma più sofisticati. Per affrontare e regolare i problemi si sceglie la guerra. Variano, come scontato, nomi e definizioni. La guerra è giusta, necessaria, legittima, addirittura umanitaria, se a parlarne è chi la vuole. È violazione del diritto internazionale, imperialismo o terrorismo, per chi la respinge o la subisce. Come scriveva Salvatore Quasimodo, siamo ancora quelli della pietra e della fionda. O come diceva ancora prima il grande Trilussa, ninna nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e gli lamenti che la gente che se scanna per un matto che comanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non se vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è in gran giro dei quadrini, che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, coccobello, finché dura sto macello, fa la ninna, che domani rivedremo i sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima, so cugini, e fra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti fra de loro senza l'ombra d'un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Ninna nanna, ninna nanna. In Sierra Leone c'è stata una guerra combattuta a colpi di macete. Prima di usarlo il macete, la domanda che veniva fatta alla vittima era: manica lunga o manica corta? Era la guerra per i Blood Diamonds, i diamanti insanguinati, e la vittima più giovane curata nell'ospedale di Emergency per una ferita volontaria di arma da taglio è stata una bambina di 6 mesi. E l'abbiamo curata nel centro chirurgico e pediatrico che abbiamo aperto a Goderich. Ce n'è bisogno, c'era proprio bisogno di aprire quel centro. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Sierra Leone il 21% dei bambini sotto i 5 anni è sottopeso e su 1000 bambini nati vivi, 185 muoiono prima dei 5 anni. Oggi la situazione sanitaria del paese era già grave, è drammaticamente precipitata con l'emergenza Ebola. Gli ospedali sono rimasti chiusi per mesi. Il nostro centro sarà la sola struttura pienamente funzionante nell'area della capitale della Sierra Leone durante il picco dell'epidemia di Ebola. E ovunque vediamo la stessa storia: guerra, violenza, povertà. Anche in Africa, quando un proiettile o quando un macete colpisce un bambino, poco importa chi gliel'ha tirato, poco importa
chi gli ha sparato. L'unica risposta che noi sappiamo dare è quella di curarlo. Noi crediamo che la lotta per la pace si faccia con la pace e la giustizia, non con la guerra. Salam, in arabo, significa pace ed è il nome del nostro ospedale cardiochirurgico di Khartoum, in Sudan, che offre cure gratuite e di elevata qualità a chiunque ne abbia bisogno. È l'unico in tutta l'Africa. Sei tu. Di solito l'approccio all'Africa è fatto di progetti piccoli o medi, ma Salam è un progetto diverso, molto grande. È un messaggio rivoluzionario non solo per il diritto alla salute, ma il diritto all'ambiente, al bello. E come dice l'amico Henry De Luca, la bellezza è sostanza del mondo. In Africa, come dappertutto, offrire il bello è naturalmente giusto. Migliora subito il mondo senza richiedere crociate contro il male, senza offrire ideologie assassine. È una generosità quindi etica, perché può essere beneficiario chiunque. Stare in un luogo pulito, curato, armonioso è una sorta di diritto. La bellezza degli ospedali di emergency, i loro giardini, le piante, i fiori, sono anche cure che curano l'anima. Vabbè, le faccio io le domande di repertorio, tu quelle che quante volte ce le siamo sentite fare. Allora, ma come? C'è gente che muore di malaria, di fame, e voi gli portate la cardiochirurgia da clinica svizzera? Ma per piacere, portateci cardiologi, cardiochirurghi in Africa, ma portate l'attacco in Afghanistan, la terapia intensiva in Sierra Leone, ma siete matti? Sì, sì, abbiamo portato la cardiochirurgia in Africa, l'attacco in Afghanistan, la terapia intensiva in Sierra Leone e no, non siamo matti. Di questo mancano le prove, però vabbè, è un'affermazione che però stasera fidiamoci, non siamo matti, ma allora perché lo facciamo? Per tante ragioni, perché non crediamo che ci siano paesi che hanno solo diritto a un antibiotico, qualche pastiglia magari scaduta, qualche pillola per alleviare il dolore, e invece paesi in cui è giusto costruire strutture specializzate. In tutti i paesi è giusto costruire strutture specializzate. E anche perché storicamente la medicina si è sviluppata grazie a centri di qualità, come le scuole di medicina delle antiche università italiane. E da questi modelli di sanità, positive ricadute su tutte le pratiche mediche nella società, su tutto il sistema sanitario nazionale. Per cui no, non siamo matti, però devo riconoscerti che ci siamo andati sull'isola dei matti, perché infatti la chiamavano così, perché fin dal 700 ci venivano rinchiusi e relegati i pazzi. L'isola di San Servolo, nella laguna di Venezia. E a San Servolo, nella laguna di Venezia, ci siamo incontrati con i ministri della salute di tanti paesi africani. Insieme abbiamo firmato una cosa che si chiama Manifesto per una medicina basata sui diritti umani, una sanità basata sull'uguaglianza, sulla qualità e sulla responsabilità sociale, dovunque, anche in Africa. Una sanità gratuita e di alto livello, una sanità che vorremmo per noi, per i nostri genitori, per i nostri figli, per i nostri amici. E deve essere ovunque, anche in Africa, in Repubblica Centrafricana, dove anche lì c'è una guerra dalla fine del 2012 e dove le nostre sale operatorie dell'ospedale pediatrico di Bangui sono le strutture di riferimento per la chirurgia pediatrica di tutto il paese. Siamo figli dell'epoca. L'epoca è politica. Tutte le tue, nostre, vostre faccende diurne, notturne sono faccende politiche. Che ti piaccia o no, i tuoi geni hanno un passato politico. La tua pelle è una sfumatura politica. I tuoi occhi, un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una risonanza, ciò di cui taci ha una valenza, in un modo o nell'altro, politica. Perfino per campi, per boschi, fai passi politici su uno sfondo politico. Anche le poesie politiche sono politiche. In alto brilla la luna, cosa non più lunare, e essere o non essere, questo è il problema. Ma qual è il problema? Rispondi sul tema, problema politico.
non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangime arricchito o materiale riciclabile, o anche il tavolo delle trattative sulla cui forma si è disputato per mesi. Se negoziare sulla vita e la morte intorno a uno rotondo o a uno quadrato. Intanto la gente moriva, gli animali crepavano, le case bruciavano, i campi inselvatichivano, come nelle epoche remote e meno politiche. Questa è la Szymborska, eh? Siamo piccoli e fragili, eppure quanto ci agitiamo e quanto combattiamo noi altri sul terzo pianeta del sistema solare. Usiamo energie, tempo, soldi, intelligenza per farci guerre e attentati. Forse la morte dei bambini ci scuote un po', ma poco e sempre meno. Quando a Beslan, in Russia, un gruppo di terroristi ceceni occupò il primo giorno di scuola, una scuola elementare, tenne in ostaggio bambini e insegnanti, tutto il mondo sussultò. Poi ci fu l'irruzione dell'esercito russo e si scatenò una strage. Morirono 394 persone, di cui 156 bambini. Noi non vorremmo dimenticarcela e l'abbiamo chiamata la strage degli angeli. Lettera di Gino Strada, scritta da Khartoum, Sudan, il 29 luglio 2004. Tiziano era apparso come in una visione nei giardini dell'ospedale di emergency a Kabul. Era l'inverno del 2001. Con la sua veste di cotone bianco come la barba, i sandali e una borsa di cuoio a tracolla, noi, con giacche a vento e maglioni, veniva dal Pakistan. Ha voluto girare subito per le corsie. Salutava, chiedeva «come stai?» a gente sconosciuta, sorrideva ai bambini, ascoltava. Cenammo insieme quella sera a casa mia e parlammo a lungo del nostro lavoro e delle sofferenze della gente dell'Afghanistan che lui amava. E soprattutto parlammo con molta tristezza della follia della guerra e dei suoi perché. Ascoltavo i suoi pensieri sulla incapacità di molte persone di diventare esseri umani, sulla ricchezza, talmente ricca da non avere più senso né uso possibile, sul razzismo, anche quello democratico, che sembra dilagare ovunque, sulla necessità, per Tiziano quasi un bisogno fisico, di ricominciare a studiare, a pensare, a riconoscere se stessi per ritrovarci tutti con un qualche sogno, speranza, progetto comune. Quando riuscii a rintracciarlo per telefono nel settembre 2002 per proporgli di unirsi a noi nel lanciare la campagna Fuori l'Italia dalla guerra, Tiziano non esitò un attimo. Ci sarò. E per mesi fu un appassionato ambasciatore di pace, con la sua capacità unica di affascinare le coscienze e di riempirle di onestà e di verità. Un giorno mi è arrivato un regalo da Tiziano, il suo ultimo libro, con una dedica che mi ha fatto piangere allora e non smette di farlo ancora oggi. Finisce così. E questo per spiegarti alcune mie assenze, ma non preoccuparti, io ci sono nella lotta per la pace, ci sono e ci sarò sempre. In quegli anni la situazione in Afghanistan è sempre più grave. Noi abbiamo aperto anche un centro di maternità a Danoba, nel nord del paese. È l'unica struttura specializzata e gratuita nella regione, lo è ancora. Sempre nel 2003 apriamo un reparto pediatrico per dare cure gratuite ai bambini della valle del Panjshir e delle province circostanti. Apriamo l'unità di pediatria e di medicina interna e il nostro centro chirurgico per vittime di guerra diventa l'ospedale di riferimento per gli abitanti dell'intera valle. Apriamo anche un reparto di terapia intensiva. E poi apriamo un terzo ospedale a Lashkarga, capoluogo della provincia meridionale dell'Helmand, il profondo sud talebano, come si usa dire. Lo abbiamo intitolato a Tiziano Petterzani, perché c'era e perché ci sarà sempre.
E proprio in questo ospedale sono stati arrestati con false accuse alcuni nostri colleghi nel 2010 e moltissimi italiani si sono mobilitati per la loro liberazione. 400.000 persone in 4 giorni firmano l'appello Io sto con Emergency. Dopo 9 giorni vengono liberati e riconosciuti completamente innocenti. Era il 2010, l'aprile del 2010. In Afghanistan la strategia bellica, la libertà duratura, come l'hanno chiamata, si rivela una calamità duratura. Non solo non vengono sconfitti i talebani, ma la popolazione non capisce nemmeno perché viene bombardata. Anna è nata a Kandahar, ha vissuto in Italia da bambina, poi è tornata in Afghanistan e ha scritto a noi italiani in questa lettera. In Italia c'è la mafia che si è diffusa come un cancro, ma sono felice che nessuno per questo abbia mai pensato di bombardarvi. Ero a Kandahar quando sono cominciati i bombardamenti occidentali. Una notte la casa è esplosa. Mio figlio e io eravamo abbracciati. Mio figlio non ha urlato. Questo me lo ricordo. Ho urlato io ed era un grido animale. Sentivo del sangue scivolarmi lungo le gambe e speravo fosse il mio. Non lo era. Ho chiesto a Dio di mandare un'altra bomba a uccidermi. Sentivo di non farcela. Invece stavo già correndo, cercando aiuto. Il mio bambino vivrà senza le gambe. Urla tutto il giorno. Si lamenta tutta la notte. Ho affidato la mia lettera a un'amica che è scappata in Europa. È per gli italiani. Non credo che nessuna delle belle persone che ho incontrato lì avrebbe voluto pagare con le sue tasse la bomba che ha tolto le gambe e la speranza a mio figlio. Eppure questa bomba l'avete pagata voi. Da 30 anni in Afghanistan c'è una guerra ininterrotta, a cui hanno partecipato e partecipano tutti, come se facessero un gioco che in Afghanistan si fa dai tempi di Gengis Khan. Si chiama Buscaci. Vi spiego come si gioca, tante volte non sapeste come passare una serata. Per prima cosa i giocatori sono a cavallo e non c'è limite al loro numero. Si può entrare in gioco in qualsiasi momento. I giocatori del Buscaci si contendono senza regole una capra morta buttata in mezzo a un prato. L'afferrano in corsa, la perdono, la riconquistano, la strappano dalle mani degli avversari. A volte la capra finisce a pezzi, a brandelli. Io preferisco il calcio, ma tutti qui negli ultimi 30 anni hanno giocato a Buscaci. Solo che la capra è l'Afghanistan, i suoi uomini, le sue donne e i suoi bambini. Sì, siamo decisamente piccoli e fragili sul terzo pianeta del Sistema Solare. Ogni tanto le catastrofi naturali ce lo ricordano. Quando l'intera area dell'Oceano Indiano, in particolare le coste asiatiche, è sconvolta da un violentissimo tsunami, muoiono più di 200.000 persone, una delle più grandi catastrofi naturali della storia. E dopo lo tsunami del 2004, noi forniamo all'ospedale generale di Kalutara, in Sri Lanka, strumenti chirurgici e materiale di consumo. Con il progetto Ritorno al Mare distribuiamo barche a motore, canoe, reti da pesca e pescatori di un villaggio. Ricostruiamo 91 abitazioni in muratura per le famiglie rimaste senza casa. Per favorire il ritorno alla scuola, alla ripresa delle attività quotidiane, abbiamo dato kit scolastici agli studenti. Quell'anno portiamo anche aiuti alla popolazione di Fallujah, in Iraq. E sempre in Iraq, ad Ouk, nel nord, apriamo un centro di riabilitazione e produzione protesi. Apriamo il centro pediatrico di Mayo in Sudan, ristrutturiamo centri sanitari a Benghela in Angola. In Afghanistan, nella valle del Panjshir, continuiamo a sostenere le vedove e le donne indigenti. Facciamo una missione di chirurgia all'ospedale pubblico di Jenin, in Palestina. Forniamo farmaci alla Casa della Mujer, in Nicaragua. In Italia, perché cominciamo anche in Italia a fare qualche cosa, organizziamo corsi di igiene, prevenzione e primo soccorso rivolti ai detenuti del carcere di Rebibbia. Uno screening della tubercolosi. Garantiamo l'assistenza di medici specialisti in alcuni istituti di pena del Lazio. E poi, nel 2006... Ciao cari, ieri sono andata a Palermo per la prima conferenza stampa di presentazione dell'ambulatorio di Palermo.
Bene, sono tornata carica di energie e di entusiasmo. L'ambulatorio è bellissimo, esattamente quello che ti aspetti sulla base della filosofia di Emergency, ma comunque è una sorpresa al di là delle aspettative. E naturalmente mi sono commossa in modo imbarazzante sotto l'insegna Emergency, programma Italia, a fianco del giardino in cui ci sono già i fiori disposti a forma di E di Emergency, tanto per sorridere. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in quest'altra scommessa. Alla prossima, ragazzi. Teresa. Applauso. E così, con il primo progetto aperto nel 2006, con questa lettera di Teresa che lo salutava, nasce il programma Italia. Dopo il poliambulatorio di Palermo, per garantire assistenza sanitaria gratuita ai migranti, con o senza permesso di soggiorno, qualcosa che non ci interessa, e a tutti coloro che ne abbiano bisogno, questo invece ci interessa molto, apriamo un secondo poliambulatorio a Marghera, vicino a Venezia, nel 2010. Oggi al poliambulatorio di Marghera un paziente su cinque è italiano. A luglio 2013 sono iniziate le attività del poliambulatorio di Polissena, Reggio Calabria, in un edificio strappato all'Andrangheta. A fine marzo 2015 apriamo un ambulatorio a Castelvolturno, Caserta, dove la popolazione straniera è molto numerosa. Per le prostitute che lavorano nel casertano, in aprile 2014 iniziamo un progetto di informazione e di prevenzione. Allestiamo 5 ambulatori mobili, 2 polibus, 2 minivan, un politrack, per portare assistenza sanitaria ai migranti impegnati nell'agricoltura. Sono persone che non possono andare dal dottore e così il dottore va da loro. A metà dicembre del 2012 abbiamo aperto a Sassari uno sportello di orientamento sociosanitario e altri 3 sportelli di orientamento in Sicilia. Da luglio 2013 a Siracusa i nostri medici garantiscono assistenza sanitaria ai migranti che sbarcano sulle coste del sud-est siciliano. Tranne alcune figure, tutto lo staff del programma Italia opera tutto lo gratuito. Gli anni passano e la sensazione è che in questo mondo e in questi anni la tecnologia abbia galoppato, ma l'etica no. Si spendono molti più soldi per la guerra che per la pace. E non è che si vedano all'orizzonte progetti politici immaginati e sostenuti per i paesi dove sono stati stravolti gli equilibri a colpi di arma da fuoco. Ci sono attività belliche ovunque, anche in isole pacifiche e tranquille come questa, Sardegna. Ci sono poligoni di tiro, polveri che avvelenano l'aria e la natura. Però è vero, anche tra le guerre capitano degli intervalli. Dopo ogni guerra c'è chi deve ripulire, c'è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade per far passare i carri pieni di cadaveri. C'è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere, tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro e gli stracci insanguinati. C'è chi deve trascinare una trave per puntellare il muro, c'è chi deve mettere i vetri alla finestra e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico e ci vogliono anni. Tutte le telecamere sono già partite per un'altra guerra. Anche questa è la Szymborska. Signore e signori, questo aereo non è il futuro della guerra, è il cazzo di presente. Giorno e notte ce ne sono a decine nei cieli delle nostre d'azione, la maggior parte su quel paradiso chiamato Afghanistan, dove ora credono che si tratti di una nuova specie di uccelli. Questi aggeggi sanno solo atterrare e decollare. Quando sono in aria, tocca a noi. Ma voglio dirvi una cosa, riceviamo critiche a destra e a manca. Ho sentito tutti i cazzo di discorsi e le etichette che ci hanno dato. Fate la guerra giocando con la PlayStation. Sprecano fiato. Non si punta più su un jet, ma sui droni. Scusate, aeromobili a pilotaggio remoto, APR.
Chiamateli come vi pare, ma i droni arriveranno dappertutto. Forse nemmeno io credo alle stronzate che dico, perché ci piace coprirci di grandi paroloni, colpire un target, incursione mirata, neutralizzare una minaccia. Ma non fatevi illusioni, noi uccidiamo delle persone. Per colpire 41 bersagli tra Yemen e Pakistan, i nostri droni hanno lanciato centinaia di missili. Sono morti 1147 civili, comprese donne e bambini. Dovete tenerlo presente ogni dannato giorno. Non state giocando alla PlayStation. Tuttavia, non lo ammetteremo mai, ma questo progetto è stato sviluppato sulla Xbox. La metà di voi è stata reclutata solo perché sa giocare ai videogiochi. E la guerra ora è uno sparatutto in prima persona. Ma qui, quando premete il grilletto, lo fate davvero. Non state facendo saltare dei pixel sullo schermo. È carne e sangue. Se premete il grilletto, qui, qualcuno muore davvero. Rompete le righe. Il generale Fabio Mini scrive su Limes, la rivista: le guerre non scoppiano più. Non è che tutti i leader mondiali siano diventati pacifisti, anzi. Non è che siano coraggiosi e risoluti, anzi. Non è che la guerra non sia più lo strumento privilegiato della violenza politica o che sia stata bandita dal diritto internazionale o dalle coscienze, anzi. Di fatto la guerra è penetrata come non mai nelle coscienze umane e nel tessuto politico e sociale globale. E anche se viene evocata ogni piesso spinto per combattere il male di turno o per motivare inutili interventi armati, si fa ben attenzione a che non scoppi per davvero. Per rendere più confusa la violenza si adottano la lingua e l'idea della guerra per ogni contesa, da quella politica a quella commerciale. Alla guerra è stato tolto ogni vincolo concettuale. L'unrestricted warfare, o guerra senza limiti, impiega ogni mezzo, compreso quello finanziario, per imporre al mondo i propri interessi. Oggi la guerra non deve essere percepita come guerra, deve rendere indifferenti alla guerra. Fa un perfetto, no? Abbastanza. Forse oggi sulla guerra sono proprio i militari ad avere le idee più chiare. Sicuramente più di tanti politici che mandano le truppe qua e là, come se giocassero a risico. E molto più dei tanti fanatici che parlano senza avere la minima idea di cosa, di quello di cui stanno parlando. Anno 2011, Italia. È la ricorrenza dei 150 anni della Repubblica Italiana. Cerimonie, celebrazioni col presidente, la musica della banda militare e le frecce tricolori per un tocco di glamour. Nell'ambito delle celebrazioni nel 2011 non ci siamo lasciati sfuggire neppure un'altra ricorrenza, un altro centenario. Anno 1911, Libia. L'ingegnere e aviatore italiano Giulio Gavotti con il suo aereo Etric Taube, che vuol dire colomba, sorvola l'oasi di Tripoli. Sta per compiere un'azione che non era stata mai fatta. Lui stesso descrive quel momento storico. Sono in volo. Scorgo perfettamente la massa scura dell'oasi che si avvicina. Poco prima di esservi sopra, afferro la bomba con la mano destra. Coi denti strappo la chiavetta di sicurezza e butto la bomba fuori dell'ala. Riesco a seguirla con l'occhio per pochi secondi, poi scompare. Dopo un momento vedo proprio in mezzo al piccolo attendamento una nuvoletta scura. Io veramente avevo mirato a quella grande, ma sono stato fortunato lo stesso. Ho colpito giusto, ripasso parecchie volte e lancio altre due bombe, di cui però non riesco a vedere l'effetto. Un pioniere, niente da dire. Siamo sempre stati molto avanti. Aveva inventato il bombardamento aereo. In questi 100 anni ci siamo evoluti? Non mi sembra il verbo adatto. Però nel 2011, forse per celebrare questa augusta ricorrenza,
ancora noi, sempre noi italiani, abbiamo ricominciato a lanciare bombe dagli aerei sulla Libia. Con un piccolo sforzo di fantasia possiamo persino immaginarcelo, dittatore Gheddafi. Cosa avrà pensato quando ha sentito quel classico rumore di bomba che ti esplode in giardino? Se me lo dicevi prima. E pensare che pochi mesi prima era stato il nostro gradito ospite, no? Festeggiatissimo, qualcuno c'è ancora... Qualcuno che oggi lo rimpiange, era venuto come a fare il campeggio da noi, si era portato le tende, le ragazze le aveva reclutate sul posto. Però poi qualcosa deve essere andato storto, non solo per lui, proprio per i dittatori in generale, diciamo. E infatti, con un effetto domino, in tutta l'Africa del Nord e in paesi del mondo arabo, esplodono le cosiddette primavere arabe. Rivolte popolari che travolgono regimi appoggiati politicamente ed economicamente dall'Occidente. In Egitto, in Tunisia, con percorsi controversi e risultati deludenti, la situazione ritorna a una calma apparente. In Siria e in Libia, invece, scoppiano sanguinosi conflitti. Ma cosa muove la coalizione, tra cui l'Italia, all'operazione Odyssey Dawn, Odissea all'alba, cioè a bombardare la Libia? Ufficialmente andiamo per tutelare l'incolumità della popolazione civile dagli scontri tra le forze del dittatore Gheddafi e le forze ribelli. Sì, allora fatemi capire una roba. Come mai oggi per la Siria, lo Yemen, non si muove nessuno? Niente Odissea all'alba, ma neanche uno straccio di Odissea al tramonto? Niente. E lì il conflitto è drammatico dal punto di vista umanitario. Non sarà forse che la Libia ha le riserve di petrolio più abbondanti di tutta l'Africa? E solo 6 milioni di abitanti a dividerne i proventi? E non sarà che tutti quelli che si alzano all'alba per bombardare sono in qualche modo legati da interessi economici? Sappiamo con certezza che l'intervento in Libia ha lasciato il paese diviso in clan. Nessun progetto di ricostruzione è stato fatto partire dopo l'attacco al regime di Gheddafi, che collassando ha inondato di armi tutto il continente africano, destabilizzando Mali, Repubblica Centrafricana, Nigeria e molti altri stati. E noi di Emergency diciamo ancora no, ma quante volte l'abbiamo detto in tutti questi anni? Se lo dicevi prima. Te l'avevo detto prima. Per colpire un dittatore, fino a pochi mesi prima sostenuto da molti governi occidentali, si decide di attaccare un intero paese. Chi muore sono i civili. La guerra, lo diceva Einstein, anche lui l'aveva detto prima, non si può umanizzare, si può solo abolire. E questo è l'appello che noi lanciamo in quei giorni. Intanto, l'11 aprile del 2011, inviamo un team di chirurgia di guerra misurata in Libia, la città più colpita. Saremo l'unica organizzazione umanitaria occidentale presente. La guerra, tra le altre cose, vuol dire profughi, vuol dire gente che scappa. Ogni tanto ci viene da chiedercelo, no? Tu cosa faresti? Allora, facciamo l'ipotesi che tu sia così sfortunato da nascere in un paese in guerra, o magari di crescere in un paese in guerra, che in qualche modo vuol dire che nella sfortuna hai avuto fortuna, perché non sei morto prima, non sei morto subito. Beh, devi essere davvero fortunato nella sfortuna, perché lo sappiamo tutti ormai, no? Che oggi nelle guerre il 90% delle vittime sono civili, bambini, donne, uomini inermi, non combattenti. Allora proviamo a pensarci, tu cosa faresti? Rimarresti lì sotto le bombe o magari proveresti in qualche modo ad andartene? Non è che hai tanto tempo, il rischio è continuo, quotidiano, in agguato. E comunque non so io, non so tu, non so noi, ma tanti decidono di scappare. Centinaia di migliaia di persone hanno abbandonato e continuano ad abbandonare i paesi in guerra. E sono persone, prima che migranti o immigrati o clandestini, sono persone come me, come te, come noi, persone, esseri umani. Tu c'hai idea quanto c'è guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende di meno. Noi quest'anno abbiamo chiuso con 40 milioni di fatturato, ma tutti i soldi, gli utili, li abbiamo fatti sui zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati. È un'intercettazione di pochi mesi fa, l'avrete sentita. Pochi mesi fa, il 19 aprile 2015, 700 persone sono morte nel Mediterraneo, il più grande cimitero del mondo. 20.000 negli ultimi 20 anni. Fuggivano dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla povertà, stipati su un barcone. È la più grande strage avvenuta nel Mediterraneo, ma probabilmente non sarà l'ultima, se non si creeranno canali di accesso all'Europa legali
sicuri, se non si attueranno politiche per garantire la protezione e la tutela dei diritti umani di rifugiati, migranti e richiedenti asilo, persone che attraversano il Mediterraneo per sopravvivere, adesso, prima della prossima strage. Basta con questo buonismo. Prima gli italiani, gli immigrati tolgono risorse per gli italiani. Per tanti questo è un luogo comune e, come tutti i luoghi comuni, frequentatissimo. È un mantra che paga in campagna elettorale, un evergreen, più green della Padania. 1.300.000.000 è quello che ha speso finora lo Stato per assistere le persone fuggite da Libia e Tunisia. Un fiume di denaro senza controllo, che si è trasformato in business per speculatori, truffatori, delinquenti. Il migrante spesso è un affare, spesso è un numero, sempre è un problema, quasi mai una persona. E allora la necessità è proprio questa, la solidarietà sociale. Non è buonismo e forse non è nemmeno bontà, è giustizia. Si è perso la bussola su ciò che andrebbe fatto. Se hai la possibilità di aiutare qualcuno, è umano, è normale che lo aiuti. I soldi e le risorse si trovano. L'Italia è un paese che spende 80 milioni di euro al giorno in spese militari. E quanto a chi toglie risorse, Roma ha parlato, l'abbiamo sentita nelle intercettazioni, e per bocca di delinquenti italiani. E pensare che in Italia ci sono circa 100 specie di uccelli protetti, soggetti a speciali misure di conservazione. Indubbiamente siamo un paese all'avanguardia nella tutela dei diritti degli uccelli. Ma sarebbe bello se lo fossimo anche con gli esseri umani. Gli esseri umani andrebbero considerati tutti una specie protetta. Gennaio 2015, un attacco al cuore dell'Europa. Estremisti armati di Kalashnikov assaltano la redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo a Parigi. Nell'attentato rivendicato da Al-Qaeda muoiono 12 persone e 11 restano ferite. Siamo tutti addolorati, sgomenti, arrabbiati. Che fare? Reagiremo con più democrazia, più apertura, più diritti. È quello che disse il premier norvegese dopo la strage di Utøya nel 2011. Non vogliamo cedere alla paura e all'odio. Crediamo che diritti, democrazia e libertà siano l'unico antidoto alla guerra, alla violenza e al terrore. Dove l'odio divide, i diritti possono unire. Sì, ma si torna a sentir suonare la campana dello scontro di civiltà. Noi e loro, noi e loro. E le sirene dell'opzione militare. Ma noi e loro chi? Gli attentatori sono europei, noi, vale a dire noi, che stiamo con i regimi sunniti che alimentano il jihadismo a partire dall'Arabia Saudita, noi chi? Noi che siamo alleati della Turchia, porta girevole dei foreign fighters diretti in Siria, noi che con l'ISIS contrabbandiamo petrolio e opere d'arte, noi chi? In questi ultimi 15 anni l'Occidente è stato in guerra e, nonostante la superiorità tecnologica ed economica, non vince. Nella sua guerra per la libertà duratura ha finito per perdere duraturamente di vista i diritti umani dei quali si proclama portatore. Dove? Ad esempio a Guantanamo, nel campo di prigionia di massima sicurezza interno alla base navale sull'isola di Cuba. Lì vengono rinchiusi in tuta arancione prigionieri catturati in Afghanistan e ritenuti collegati ad attività terroristiche. Lì non si rispettano i diritti umani nei confronti dei detenuti e si utilizzano torture. Abbiamo perso anche ad Abu Ghraib, la prigione centrale di Baghdad. E non occorrono parole per dire le torture, le umiliazioni, gli abusi a danno dei detenuti iracheni. Non occorre neanche saper leggere per conoscerle. Ci sono le foto che fanno il giro del mondo. E non bisogna neanche fare chissà quali indagini per scoprire i colpevoli. Sono lì, nelle foto, che tengono al guinzaglio un prigioniero nudo, che alzano il pollice sorridenti sulla piramide umana di prigionieri nudi. Sono dei mostri? No. Quelli sono i buoni, i portatori della libertà duratura. E se questi sono i buoni, immaginiamoci i cattivi. I simboli di quelle violenze, come le tute arancioni, sono diventate uno spot per l'arruolamento di miliziani e di fiancheggiatori. E oggi, nei video dell'ISIS, sono volutamente utilizzati come pretesto e vendetta per quello che tutti hanno praticato negli ultimi anni, buoni e cattivi. Continueremo a perdere, perché violenza chiama violenza.
E le vittime civili, come sempre, aumentano ogni giorno. Se me lo dicevi prima. Dal 2001, da quando l'Occidente ha dichiarato guerra al terrorismo, non pare che le cose siano migliorate. Dall'inizio della guerra in Afghanistan, il governo di Kabul controlla a fatica qualcosa oltre la capitale. La produzione di oppio quest'anno è stata record. Certo, se me lo dicevi prima. I talebani non sono stati sconfitti, forse, anzi sono più forti. Se me lo dicevi prima, dal 2001 ci sono state non meno di 40.000 vittime e le vittime civili aumentano ogni giorno. A maggio di quest'anno, solo a Kabul, solo nella capitale, i ricoveri nel nostro centro chirurgico sono aumentati del 60% rispetto a un anno fa. Il costo dell'operazione militare, oltre 1.000 miliardi di dollari. Con tutti i soldi spesi in armi, bombe, mine e missili, forse si sarebbe potuto comprare l'intero Afghanistan e farne un giardino, se me lo dicevi prima. E in Iraq? L'Iraq oggi non esiste più. La zona settentrionale è nei fatti un Kurdistan indipendente, mentre il governo centrale di Baghdad ha solo l'appoggio degli sciiti. La rabbia dei sunniti si è incarnata nell'esercito dello Stato Islamico. Me lo dicevi prima. In 15 anni sono morte oltre 200.000 persone, ci sono stati circa 13 milioni di profughi e la spesa? Oltre 3.000 miliardi di dollari, secondo l'economista premio Nobel Joseph Stiglitz. Certo, se me lo dicevi prima. Però noi l'avevamo detto prima, curare la gente, curarla bene, curarla gratis, costa molto meno che costruire una bomba, è molto più semplice, è molto più etico, è più efficace. Negli ultimi mesi ho sentito più volte chiedere, anche da politici e parlamentari, ma dove sono i pacifisti, Davanti alle barbarie dell'ISIS, dove sono le anime belle? Perché è facile fare i pacifisti dal salotto di casa, me lo chiedono continuamente. Nella foto, eccoli qua, infermieri pacifisti escono momentaneamente dal salotto di casa nel Kurdistan iracheno per assistere le famiglie che stanno scappando da Ramadi dopo l'attacco dell'ISIS. Eccole qua dove sono le anime belle. Perciò alla prossima domanda del genere credo che risponderò con un grande sorriso. In mezzo alla merda in Iraq, in Afghanistan, ovunque ci sia bisogno, ecco dove sono. E lei? Crediamo che la lotta per la pace si faccia con la pace e con la giustizia e non con la guerra. Siamo contro la guerra perché in 20 anni di lavoro tra i conflitti ne abbiamo visto gli effetti. Siamo contro la guerra perché ne abbiamo conosciuto le vittime. L'umanità deve rinunciare alla guerra. Utopico? Non più di quanto fossero utopiche nei decenni e secoli passati l'eliminazione del vaiolo, l'abolizione della schiavitù. Semplicemente non si erano ancora realizzate. Può succedere. Può succedere che coloro che credono in un'utopia vengono considerati dei poeti, dei sognatori, degli illusi. Ma queste persone, come i nomadi del deserto, sono le guide che ti mostrano le piste per attraversarlo. Perché l'utopia non arriva una volta per tutte. L'utopia è sempre in cammino. Qui e adesso. Qualche parte, grazie, eccola lì, grazie ai volontari di Emergency, grazie a voi.
saluto da Gino che voleva essere qui stasera ma proprio non è riuscito ad arrivare e vi saluta tanto e il suo grazie è per voi. Grazie, Cagliari. Grazie. Grazie anche al personale qua del teatro che ci ha aiutato, a Basilio, a Tommaso, a Stefano, a tutto il personale e ancora a voi. TV che ha improvvisato un maxi schermo fuori per chi non è riuscito a entrare, quindi eravamo tanti. Grazie a Eia TV.